anche se non mi attirava più di tanto, mi sono deciso comunque di dargli una possibilità a questo She-Hulk, perché comunque i prodotti supereroistici tendono a piacermi. Devo dirvi che però non sono rimasto particolarmente soddisfatto. Niente di particolarmente brutto, neanche niente di particolarmente bello. C'è una cosa però che onestamente mi ha fatto imbestialire e temevo che ci sarebbe stata. Adesso ne parliamo. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary. Allora, sono reduce da un'oretta circa della visione del primo episodio della nuova serie, ovvero She-Hulk, ragazzi, ovvero l'Hulk donna. È in realtà un personaggio esistente, anche approfondito nei fumetti che però io non conosco, so solo che esiste, d'accordo? Diciamo che quando si tratta di prodotti supereroistici io sono di bocca buona, nel senso che generalmente mi piacciono e sono riuscito a farmi piacere e o a digerire la maggior parte dei prodotti esistenti, tranne qualcuno, perché qualcuno proprio non ce l'ho fatta, d'accordo? E sì, se pensate ai soliti sospetti sono esattamente quelli. Però devo dirvi che cerco sempre di dare una chance a questi prodotti, anche se mi ispirano poco. Devo dire che questa nuova serie, She-Hulk, non mi ispirava più di tanto, perché, non lo so, non mi attirava a pelle. Però alla fine ho deciso di dargli un'occasione, perché non si sa mai, alla fine ho finito per adorare delle serie che non mi convincevano particolarmente, e quindi ho messo da parte il pregiudizio e l'ho vista. Devo dirvi che, allora, la serie si apre, cioè, la puntata, io ho visto soltanto una puntata perché c'è solo una puntata, e quindi, se vogliamo, questa è una cosa un po' preliminare, e infatti dovrà essere poi coadiuvata da un altro video quando avrò finito di vedere la serie. Però da questo primo episodio posso dire che il tono è un po' blando. È un po' blando perché il personaggio, l'attrice, non è male in sé. È una ragazza piuttosto dinamica. Mi piace come fa la sua parte, più o meno. Essendo la cugina, se ho ben capito, o comunque fa parte della famiglia di Banner, alla fine il fatto di diventare She-Hulk è una cosa che accade per caso. Non vi voglio spoilerare niente, ma si capisce fin dall'inizio che è una cosa un po' arrabattata, perché succede tutto incredibilmente velocemente e in una maniera che non è poco credibile, però è al limite del credibile, se secondo me. Un qualcosa che riesce a seguire, ma fino a un certo punto c'è sempre quel senso di non lo so se mi convince molto. Ed è un senso che mi sono riportato un po' per tutta quanta la puntata. Le parti di azione sono carine, devo dire. Le parti in cui mena sono carine, anche alcune parti in cui si scambiano delle battutine. Però anche quelle finiscono a essere un po' blande, un po' scontate e un po', beh, forse in alcuni momenti un po' cringe. D'accordo? Per il resto, ragazzi, cioè, è una serie da un budget decente. A vedere tutto quello che c'è, si vede bene, sì, ci sono buoni effetti. Come vi ho detto, le scene d'azione, le scene di dialoghi, i posti, è tutto ricostruito abbastanza bene. La scena è ottima. Va bene così. Solo che io c'era un'altra cosa di cui avevo paura. Purtroppo capita spesso che questo genere di serie siano imbottite di cose ideologiche. Devo dire che non ne ho trovate, tranne una che onestamente mi ha fatto un attimino accaponare la pelle appena mi sono reso conto di che cosa diavolo stavano parlando. C'è una scena in cui lei e Hulk stanno effettivamente parlando. E Hulk gli sta dicendo, Banner, che deve imparare a controllare la rabbia e che lui non era affatto sicuro che lei fosse in grado, perché lui gli ci sono voluti anni e anni e anni. E lei se ne esce con una piccola filippica, tutta quanta veloce, ma veramente di 30 secondi, in cui sostanzialmente dice: hai idea di che cosa vuol dire essere una donna in questo mondo? Hai idea di che cosa vuol dire essere una donna avvocato, con tutti che ti parlano sopra, con quelli che sono meno qualificati di te, che ti dicono quello che devi fare, bla 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 bla, tutta sta menata per dire praticamente quello che pensate, no? Perché sei una donna oppressa e tutto questo. Allora, onestamente, questa cosa qua ci sarebbe pure potuto stare se non avessi avuto davanti Hulk.
Perché chiunque abbia un minimo di familiarità con tutto il percorso che ha dovuto fare Hulk, quello che ha visto, quello che ha dovuto superare, dove si è trovato, quali sono state le vicende, le battaglie in cui è stato. Ora, Hulk ha combattuto tantissime battaglie, ha faticato un sacco di tempo con il pensiero di non riuscire a controllarsi. Ha fatto tutta questa fatica, ha visto morire della gente di fronte a lui tantissimo, ha dovuto convivere con l'idea di aver fatto del male a tantissime persone più e più volte, si è ritrovato in un pianeta ostile per 2 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che ha passato, però lei gli dice che siccome cioè lei è un'avvocatessa di New York, però conosce la rabbia, conosce come tenere sotto controllo la rabbia perché ne ha avuto esperienza per tutta la vita, no? Ma vaffanculo. Ecco, quello è stato l'unico momento in cui proprio lì mi sono detto, ecco, quello che ha scritto questa cosa è un demente, ok? Quello però è stato l'unico momento. Pensavo di vederne di più. Ora, vi devo dire che mi è sembrato tutto piuttosto blando. E devo dirvi che non sono incredibilmente eccitato all'idea di vedere il prossimo episodio. Però, uno, una serie è difficile giudicarla soltanto dal primo episodio. Certo, uno va un po' a sensazione, dice, vai, vedo la prima puntata, non mi piace, non so se ho voglia di continuare. Ci sta perfettamente, però è stata una puntata che è andata un po' di qua e un po' di là, senza concludere quasi niente. È stato quasi veramente un episodio pilota, piuttosto che il primo episodio di una vera serie. È una cosa da cui si è capito poco, perciò mi sono detto, va bene, vediamo qualche altra puntata quando saranno disponibili e magari la cosa si evolve in una certa maniera, perché può darsi anche. Perché effettivamente anche il personaggio non ha avuto così tanto spazio per esprimersi più di tanto. È stata forse la normalità, la ostentata normalità di una ragazza che si trova in questa situazione mi è risultato un po' indigesta. Però vabbè, vediamo come va avanti e poi giudicheremo, d'accordo? Se l'avete visto, qual è stato il vostro, la vostra impressione invece su questa prima puntata? Fatemi sapere che cosa ne pensate, d'accordo? Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali, trovate tutti questi video in descrizione, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.